Lei ha fatto una proposta per abolire i doppi vitalizi di parlamentari europei ed amministratori locali. Invece sembra che in Abruzzo ce ne siano almeno una trentina che percepiscono questo doppio vitalizio. Sono tutti quei parlamentari o consiglieri regionali che hanno svolto entrambi gli incarichi e che a fronte di pochi anni di contributi si ritroveranno al compimento dell'età di 65 anni con un doppio vitalizio. E questo va assolutamente contro i cittadini normali che si ritrovano magari dopo aver versato 40 anni di contributi, si ritrovano o pensionati minimi o esodati. Con questa norma noi vogliamo abolire quello che è il doppio vitalizio, perché questi politici di professione che hanno fatto sia i parlamentari che i consiglieri regionali percepiranno un doppio vitalizio da decine di migliaia di euro ognuno. Aboliamo quello regionale e quindi rimarrà solo il privilegio, diciamo, di quello parlamentare. Abbiamo letto sui giornali una lista di nomi, quali sono i nomi più eclatanti? Beh, i primi che mi vengono in mente che cominceranno a percepire il vitalizio saranno per esempio la senatrice Stefania Pezzopane, l'onorevole Piccone, ce ne sono tanti, la lista insomma è lunga. Quello che va detto è che non si tratta di demagogia, ma si tratta di una norma, diciamo, di equità sociale per ristabilire un po' di uguaglianza tra i cittadini e che è una norma che farà risparmiare alle casse di Regione Abruzzo almeno 500.000 euro l'anno. Noi crediamo che piuttosto che dare un secondo privilegio ai politici, 500.000 euro l'anno possano essere utilizzati per il sociale, per il lavoro, per i giovani disoccupati. Abbiamo detto in conferenza stampa di presentazione, per esempio, che pensavamo al fondo per la vita indipendente, e cioè a tutti quei poveri disabili ai quali non viene garantito nemmeno il diritto alla sopravvivenza.